Pronto, buonasera. Siamo con le telecamere della Graziano Tomarchio Management. Siamo a Reggio Calabria. È uno dei tanti venerdì che questa sera ovviamente trascorriamo qui all'interno della Fata Morgana, la nuova Fata Morgana. La nuova Fata Morgana è uno dei tanti ritrovi dove si impara a ballare, dove ci si diverte, dove la movida notturna prende vita. E quindi noi saremo qua questa sera a farvi divertire con le nostre telecamere, a riprendere come la gente di Reggio Calabria vive il venerdì sera. Un appuntamento con balli caraibici, balli sociali e tanta bella gente che vivrà insieme a noi l'emozione di questa sera. Naturalmente questo è il primo appuntamento di questo fine settimana, perché domani sera sarà sabato e sarà un appuntamento diverso. Questa sera balli caraibici e balli sociali. Domani sera invece avremo una serata dedicata al liscio, al ballo da sala e anche a qualche ballo sociale particolare. Quindi rimanete con noi e capirete come ci si diverte a Reggio Calabria, come ci si diverte con la movida a Reggio Calabria il venerdì e il sabato sera. Qualche istante fa precisato, ci troviamo all'interno della nuova Fata Morgana qui a San Gregorio di Reggio Calabria. La nuova Fata Morgana ovviamente è scuola di ballo, ma è anche un punto di ritrovo del venerdì e del sabato sera, soprattutto qui a Reggio Calabria. Con noi abbiamo uno dei titolari, Giuseppe Modafferi. Sì, appunto, come hai detto, durante la settimana la nuova Fata Morgana è scuola di ballo. Le discipline svolte sono racchiuse nella danza sportiva, quindi danze standard latinoamericane, balli di gruppo, liscio e ballo da sala. Poi durante il fine settimana, venerdì, danze caraibiche dalla mezzanotte in poi, con un preserata del mondo del ballo sociale in una delle sale. Nell'altra sala invece danze argentine per gli appassionati appunto di questo bellissimo mondo. Sappiamo bene quindi che è diviso venerdì e sabato sera, quindi creiamo degli ambienti diversi per persone diverse, quindi più o meno giovani. Esatto, il sabato è dedicato al puro divertimento con il liscio, balli sociali e le fasce d'età sono abbastanza miste. Il venerdì invece è più latino, quindi danze caraibiche. Ma comunque sempre tanto divertimento all'interno della nuova Fata Morgana. Sappiamo anche che in determinati momenti delle settimane ci sono anche eventi particolari, karaoke, feste organizzate a tema. Esatto, durante il mese vengono scelte delle giornate dove andiamo a organizzare grandissime feste di karaoke, ma comunque una parola importante all'interno della nuova Fata Morgana, solo divertimento. Quindi diciamo che la movida notturna a Reggio Calabria ha un nome, Nuova Fata Morgana. Esatto, Nuova Fata Morgana. Cosa possiamo dire ai nostri amici che ci stanno così ascoltando e vedendo attraverso le nostre telecamere per dare loro un invito e incuriosirli ad arrivare alla Fata Morgana a Reggio Calabria? Innanzitutto che il ballo è per tutti, questo lo voglio sottolineare, non ha età, quindi dal più piccolo al più grande può venire a divertirsi insieme a noi. Non è detto che chi venga a ballare debba farlo solo a livello di competizione, ma lo può fare benissimo a livello amatoriale. E qui appunto possiamo notare tantissime fasce di livelli, perché ci sono anche coppie a livello di competizione di alto agonismo, dove il sabato e la domenica anche disputano delle gare a livello internazionale e rappresentando appunto la città di Reggio Calabria. Quindi un fiore all'occhiello a Reggio Calabria, non è solo movida, non è solo scuola di ballo, ma è puro divertimento la Fata Morgana. Sì, puro divertimento. Thank you.
per i locali non potevamo non bloccare attraverso le nostre telecamere i due maestri che naturalmente danno vita alla danza latinoamericana. Conosciamoli meglio. Buonasera a tutti, io sono Gianfranco. Io sono Agata. Quindi Gianfranco e Agata sono i maestri, coloro i quali ovviamente danno vita e insegnano a tutti coloro che si vogliono così affiancare a ballare ovviamente i balli latinoamericani, loro danno la loro bravura a disposizione, la loro passione per questo tipo di danze e sono quindi al servizio di chi viene qui alla Fata Morgana, alla nuova Fata Morgana di Reggio Calabria. E allora quanti iscritti abbiamo, quanta gente è attratta da questa tipologia di ballo qui all'interno della Fata Morgana? Quest'anno grazie a Dio i corsi sono in crescita come ogni anno, abbiamo un piccolo step numericamente parlando in più, quindi questo è sintomo di un popolo salsero, noi lo definiamo così, che ama questo ambiente, la gente in crescita, è un ambiente accogliente quando si viene qui durante le serate che noi creiamo appunto per gli allievi che vengono a praticare durante i corsi e poi la sera diventa quindi un motivo di incontro, ritrovarsi tutti presso la nuova Fata Morgana. Quindi abbiamo questa crescita, ci divertiamo tantissimo perché grazie a questo ambiente che si crea è pulito, sereno, si sta bene insieme, sono momenti di condivisione e condividiamo una passione comune che è quella per le danze caraibiche, per la musica, ma soprattutto per divertirci facendo un po' di caciara tutti quanti insieme grazie a una sezione particolare della serata o a più sezioni come quella per esempio dell'animazione o del social quando si balla insomma tutti insieme ma mediante l'utilizzo di balli particolari come la rueda dei casino, semplicemente ballando salsa, baciata, merengue o gli spettacoli che periodicamente teniamo presso questa struttura. Diciamo le serate a tema in particolare, tanto per riunire e quindi per creare socializzazione, perché diciamo che la sera del ballo è anche un modo di socializzare, di condividere, di divertirsi, scaricare un po' l'adrenalina accumulata durante la settimana. Hai fatto centro di tutto del tuo. Praticamente il fenomeno sociale delle danze caraibiche credo vada incontro proprio a questo. Durante la settimana uno lavora, accumula tanto stress, questo diventa un motivo di scarico di questo stress, ci si incontra, si beve qualcosina, si sta insieme e magari si ha anche una crescita per coloro che magari desiderano fare di questa attività una passione un poco più consolidata con qualche spettacolino o magari in futuro lavorare in questo ambiente, perché no? Agata, ci sono persone che sono uscite dalle vostre grinfie latinoamericane che oggi magari viaggiano in competizioni nazionali o altro? Adesso qualcuno c'è già stato fuori, comunque sta facendo dei corsi a Roma e in altri punti, voglio dire in altri punti della città, voglio dire dell'Italia. Come gare quest'anno ne organizzeremo insieme alla nuova Fata Morgana, insieme a Giuseppe, e vedremo di fare uscire queste nuove... Cercare di sfornare con nuovi campioni, nuovi talenti che possano ovviamente farne un mestiere o una professione ad alti livelli. Sì, sì. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Grazie a voi. Fotografo ufficiale della nuova Fata Morgana, abbiamo il fotografo più conosciuto a Reggio Calabria, Nuccio Foto Video. No, foto video Nuccio. Foto video Nuccio, vabbè, ma cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, abbiamo sempre un grande fotografo che ha fatto la storia a Reggio Calabria. E allora Nuccio, fotografo ufficiale qui alla nuova Fata Morgana, parlaci un po' della tua esperienza qui all'interno della Fata Morgana. Ma che ti devo dire? Tutti i sabati, venerdì, sabato e domenica siamo qua. È una bella sala e tanta bella gente, tante belle fotografie, diciamo, da incuriosire e attrarre l'attenzione di tutti i presenti. Sì, è vero, è così. C'è una gioventù, una cosa che è bello stare qua. Nuccio, facciamoci un po' di pubblicità, approfittiamo delle nostre telecamere. Dove si trova Foto Video Nuccio? A Santa Caterina, numero 35.
Quindi amici che ci state guardando, se volete delle fotografie, dei servizi fotografici a Reggio Calabria, c'è solo un nome: Foto Video Nuccio a Santa Caterina, quindi venitelo a trovare, oppure lo troverete qui i sabati e venerdì alla Fata Morgana. Grazie. Grazie. Che la danza è una tua grande passione. Sì, è vero. Vieni spesso qui alla Fata Morgana, alla nuova Fata Morgana? Da quando siamo qui con Passione Latina. Ho capito, quindi è un divertimento, è un modo divertente per passare il sabato sera o il venerdì sera. Certo, certo. Quali balli preferisci fare? A parte i Caraibi ci faccio danza da tanto tempo, quindi amo tutta la danza, diciamo. Quindi ce l'hai nel sangue, come si vuol dire, sangue latino. Sì, così. Grazie, ciao, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Vi state divertendo? No. Chiedi a lei. Come va? Ti stai divertendo stasera? Ovvio, tantissimo. Ti piace molto la danza? Sì, molto. Vieni spesso alla Fata Morgana? Dipende. Buon divertimento. Grazie. Grazie, grazie. Alla Fata Morgana? Ah? Vieni spesso? No, è la prima volta. La prima volta. Comunque vedo che balli abbastanza bene. Vedi male. No. Mi saluti poi il cameraman. Sì, va bene. Ciao, buona serata. Ciao. Ti stai divertendo? Sempre con Passione Latina. Vieni spesso a ballare alla nuova Fata Morgana? Sì, alla nuova Fata Morgana ogni venerdì. Sono una fan sfegatata di Passione Latina. Quindi è bello venire, divertirsi? Sì, ci si diverte, si tiene in allenamento, venite che è bellissimo. Grazie. Le telecamere del programma Di Tutto Tanto della Graziano Tomarchio Management sono in partenza per Sanremo. Vi racconteremo curiosità, retroscena e gossip della più importante manifestazione canora italiana. Intervisteremo per voi gli artisti del Festival di Sanremo e vi faremo vedere tutto quello che si muove dietro le quinte e fuori dal teatro Ariston. Di Tutto Tanto, per sapere, vedere, sentire anche quello che non si canta e non si dice, in onda su Calabria TV e Telespazio TV. È una produzione Graziano Tomarchio Management. Perché Sanremo è Sanremo. Il tuo giorno, quello che hai sempre desiderato. Sarai la più bella. Pretendi il meglio. Temptations Gallery.
L'atelier che ti propone una vasta collezione sposa. Oltre 1000 abiti selezionati delle griff più prestigiose. Temptations Gallery è la compagna affidabile che ti seguirà nella scelta dell'abito che hai sempre desiderato e che ti renderà meravigliosamente unica. Affidati ad uno staff di professionisti. Realizzerai il tuo sogno al prezzo che desideri. Anche lo sposo. Sceglie Temptations Gallery con una vastissima selezione di abiti firmati Carlo Pignatelli. Temptations Gallery, un sogno lungo un giorno, da ricordare tutta la vita. Strada statale 18, chilometro 485, Palmi. Info e appuntamenti 0966 21 529. News, video, notizie in anteprima, eventi, tutto questo è Calabria Reportage, un sito capace di soddisfare il tuo bisogno di informazione. Uno spazio in continua evoluzione che raccoglie aggiornamenti, servizi multimediali, approfondimenti e backstage. Calabria Reportage è la finestra che aspettavi sulle notizie. Calabria Reportage, l'informazione in un clic. Per il giorno più bello della tua vita, atelier legato alta moda, passione, estro ed eleganza, affinché il tuo sogno diventi realtà. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. Viale Roccola Russa numero 8, Villa San Giovanni. Sensuali questa pista, guardate Annuccio come è salito. Oh Nuccio, tutte le posizioni le trovi tu, eh? Occhio Nuccio. Tutto tanto, buonasera, siamo alla nuova Fata Morgana di Reggio Calabria, secondo appuntamento con la nuova Fata Morgana. Ci siamo lasciati solo ieri sera con la serata dedicata alla musica latina, ai caraibici e ai balli sociali. Questa sera siamo nella serata del sabato sera, un sabato sera particolare perché è dedicato alla musica da sala, quindi avremo la possibilità di vedere ballare il fox, il tango, il valzer, tutti i balli da sala. Ma non disdegneremo neanche questa sera qualche ballo sociale, qualche caraibico, un po' di musica dance per accontentare tutti coloro che sono questa sera presenti in sala a divertirsi insieme a noi. Rimanete con le nostre telecamere perché ne saprete di più solo vedendo questa grande serata che viviamo con la Movida Regina qui alla nuova Fata Morgana di Reggio Calabria. Abbiamo Graziano che in questo momento sta riprendendo così la pista di questo sabato, nuova Fata Morgana. Thank you.
Torino. Super divertimento stasera alla Nuova Fata Morgana, vai! Lei è una ballerina o una... Una dilettante. Perché venire alla Fata Morgana? Perché è il massimo, il top. Così? Lei è una ballerina? Non parla? Siete ballerine? Ciao! Perché venire alla Fata Morgana, ragazzi? Parla con lei. Perché venire alla Fata Morgana? Non ho capito. Perché venire alla Fata Morgana? Perché ci si diverte. Sentiamo. È la prima volta che viene? Sì. Si sta divertendo? Sì, tanto. Si sta divertendo lei? Tantissimo. Si balla alla Fata Morgana? Molto, di più, da stasera. Lei viene spesso a ballare? Certo, sono felice! Fatto bene, felice di ballare! Esatto, spero che vada tutto per il verso giusto, me lo auguro per tutti. Perché venire alla Fata Morgana? Guardi la struttura intanto che offre, Reggio è povera di queste strutture, quindi anche solo per questo sarebbe bello venire a passare una splendida serata. E in più perché ci sono degli insegnanti, degli ottimi insegnanti validi che possono e fanno questo lavoro da tanti anni. Signora, tanto divertimento qui alla Fata Morgana. Tantissimo, ci divertiamo da morire, grandi, piccoli, medi e vecchi. Hey.
si diverte qui alla Fatamorgana a ballare? Sì, sì, mi diverto molto, come lei, intervistando le persone. È una bella serata, che ne pensa lei? Cristina Lazzarini, intanto la mamma maestra della scuola. Ovviamente sabato e domenica facciamo casino anche con te, ti faremo parlare mio cuore. C'è da dire che saranno in due, eh? A fine balli sociali vogliamo a meta, andò male. Prenderemo anche la sua assistente. Ok. Perché venire alla Fatamorgana? Sabato la nuova Fatamorgana. Quanto a me Cristina Lazzarino, la nuova insegnante dei balli sociali, social dance, tanto divertimento come potete vedere. E che dire, vi aspettiamo. Si diverte quella Fatamorgana? Moltissimo. Una scuola eccezionale e grazie a Peppe e a tutto il suo staff. Sono fantastici. Buon sabato. Si diverte qui alla Fatamorgana? Abbastanza. Un invito a chi ci sta ascoltando, sì, di venire ogni sabato e domenica, anche il venerdì per i Caraibi. Si ritorna liscio, un bel giro di cose. È il mio maestro preferito, sai? Quindi lei è anche un ballerino? Si dicono questo, sì. Si sta creando è un bravo ballerino. E viene spesso qui a ballare? Tutte le settimane, due volte a settimana. Si diverte? Tre volte a settimana. E il lunedì il tango argentino, sabato e domenica il liscio. Si diverte tanto a ballare? Abbastanza. Quello che un modo di aggregazione. Senz'altro, quello che non ho fatto in gioventù lo faccio adesso che sono adulta. Lei dove ha imparato a ballare? Dove ha imparato a ballare? Da scuola, da Stefano. Ci si diverte a ballare? Sì, moltissimo. È la mia passione. Dove hai imparato a ballare? Wow, come fa la Morgana! Dove avete imparato a ballare? Relax Dance di Angela Stuppino e Antonio Sergi. Che ballo è questo? Un foxtrot. Imparare il ballo o l'avete imparato qui? No, l'abbiamo imparato prima, grazie. È bello ballare? No, qui, sì, è bello. Divertite qui alla Fatamorgana? Sì, ci divertiamo molto. Passiamo una serata del sabato, senza impegno, per divertirci. Avete imparato a scuola o qui alla Fatamorgana? Alla Fatamorgana. Bello ballare? Bellissimo. Cosa vuole dire ai nostri telespettatori che ci guardano da casa? Di partecipare che è un bello. Sono bei momenti quando si parla. Ma hai ballato in vita? Ho imparato a ballare. Qui. Fatamorgana! Bello ballare. Bellissimo. Va bene, alla mente, a tutto. E lei dove ha imparato a ballare? Io! Ah! A voglia!
Lei è la sua ragazza, sua moglie? Sì, 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 ok. Dove ha imparato lei a ballare? È un po' andando a scuola di ballo, in più ballavo già da ragazzo, quindi da un bel po' di tempo che ballo. Quando è anche aggregazione? Certo, molta aggregazione, quindi ci si conosce con le coppie, si va avanti, si fa amicizia e quindi si fa tutto quello che c'è da fare per poter passare in allegria una serata. Mi hanno detto che lei è un ballerino. Dicono. Dove ha imparato a ballare? Dove? Dove ha imparato a ballare? Qua, alla Fata Morgana. Non solo ballo, ma anche aggregazione. Non solo ballo, ma anche aggregazione. Sì, anche, certo, certamente, sta benissimo qua. Si trova bene a ballare? Sì, sì, mi trovo bene, bella musica, belle persone, bella sala soprattutto. Grazie. Lei è un maestro di ballo? No, non è più bello. Lei è un maestro di ballo? No, per niente. No. Dove ha imparato a ballare? Da Anna Cariti. Ci si diverte a ballare? Moltissimo, tanto. Ci divertiamo tanto. Lei è un ballerino o frequenta la Fata Morgana? La ballerina. Lei è una ballerina? Proprio ballerina non direi, comunque mi vengo a divertire. Tutti i sabati vengo a ballare. Non solo ballo, ma anche aggregazione. Come? Non solo ballo, dico, ma anche aggregazione. Certo, tutto. Thank you.
Le telecamere del programma Di Tutto Tanto della Graziano Tomarchio Management sono in partenza per Sanremo. Vi racconteremo curiosità, retroscena e gossip della più importante manifestazione canora italiana. Intervisteremo per voi gli artisti del Festival di Sanremo e vi faremo vedere tutto quello che si muove dietro le quinte e fuori dal Teatro Ariston. Di Tutto Tanto, per sapere, vedere, sentire anche quello che non si canta e non si dice. In onda su Calabria TV e Telespazio TV. È una produzione Graziano Tomarchio Management. Perché Sanremo è Sanremo. Il tuo giorno, quello che hai sempre desiderato. Sarai la più bella. Pretendi il meglio. Temptations Gallery, l'atelier che ti propone una vasta collezione sposa. Oltre 1000 abiti selezionati delle griffe più prestigiose. Temptations Gallery è la compagna affidabile che ti seguirà nella scelta dell'abito che hai sempre desiderato e che ti renderà meravigliosamente unica. Affidati ad uno staff di professionisti. Realizzerai il tuo sogno al prezzo che desideri. Anche lo sposo. Sceglie Temptations Gallery con una vastissima selezione di abiti firmati Carlo Pignatelli. Temptations Gallery, un sogno lungo un giorno, da ricordare tutta la vita. Strada statale 18, chilometro 485, Palmi. Info e appuntamenti 0966 21 529. News, video, notizie in anteprima, eventi, tutto questo è Calabria Reportage, un sito capace di soddisfare il tuo bisogno di informazione. Uno spazio in continua evoluzione che raccoglie aggiornamenti, servizi multimediali, approfondimenti e backstage. Calabria Reportage è la finestra che aspettavi sulle notizie. Calabria Reportage, l'informazione in un clic. Per il giorno più bello della tua vita, Atelier Legato Alta Moda. Passione, estro ed eleganza, affinché il tuo sogno diventi realtà. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. Viale Roccola Russa numero 8, Villa San Giovanni. Salve, siamo oggi all'interno del Capospione Resort. Un saluto particolare a tutti gli amici che ci seguono, gli amici che seguono il nostro programma Di Tutto Tanto e della Graziano Tomarchio Management. Oggi, come dicevo prima, siamo qua all'interno del Capospione Resort, una delle strutture più prestigiose a livello nazionale nel campo della ristorazione. Noi ci occupiamo di rendere felici più persone offrendo quelli che sono i nostri servizi, la nostra qualità e la nostra professionalità. Oggi cercheremo di farvi vedere uno dei nostri settori, quindi uno dei polmoni trainanti del Capospione Resort, le nostre cucine, cioè quelle parti che di solito non vengono viste e le persone non conoscono e quindi vedono il prodotto finito. Oggi invece vi facciamo vedere quello che è veramente il cuore, il polmone del Capospione Resort, e quelli che sono i nostri chef, Luciano Sorgiovanni, il nostro primo chef, che vi preparerà, vi delizierà con dei piatti. Andiamo. Scendiamo nel nostro piano privato, il cuore del Capospione, le nostre cucine. Vedremo tutte le fasi della preparazione, quindi della lavorazione del pesce che abbiamo utilizzato per creare i nostri piatti. Andiamo. Come vedete siamo arrivati qua sotto, siamo arrivati nelle cucine del Capospione. E abbiamo i diretti interessati, tre donne pescatrici, una più bella dell'altra. Provengono dall'asta del pesce di Gioia Tauro, l'asta del pesce Ulisse. Tre ce n'erano e tre sono state aggiudicate a Capospelone.
Qua vi presento Luciano Sogiovanni, il nostro primo chef, Giuseppe il suo aiuto. Chef, che cosa ci proponete con queste tre alane pescazzici? Ne vedo che questa qua è proprio enorme. È enorme, giustamente. Ce la fate vedere? Gigantissima questa. Quanto pesa questo pesce? Oltre i 25 kg. Proprio un mostro. C'è un altro più piccolino che è ottima di chili, circa 8 kg. Diciamo. E poi questa piccolina ancora, sarebbe la figlia, diciamo. Più piccolina. Ancora veramente si muove. Sì. Diciamo che noi dalla pescatrice facciamo i primi piatti, perché il migliore pesce che c'è a livello del mare, di sapore, perché la testa si fa per il sugo, il corpo, con la polpa noi facciamo la panzerotta, si può fare la tagliolina, si può fare una spaghetti, qualunque cosa, si usa moltissimo. Il ristorante nostro abbiamo usato la carne, e ognuno può venire a gustare, a vedere, che noi proponiamo questi primi piatti che abbiamo noi, che sono una meraviglia, che apprezza, abbinato con delle verdurine, si possono pure fare. Di cui ora andiamo a fare un piatto pure con la pescatrice. Una caratteristica di questo pesce, per i nostri amici che ci seguono nel nostro programma appunto di Tutto Tanto, e per chi non è un subacqueo, un conoscitore delle caratteristiche dei pesci, possiamo far vedere questa particolarità della pescatrice. C'è questa cosa strana che sembra quasi un'antenna di macchina, non è altro che un'attrazione per i pesci. Questo perché? Perché la pescatrice è un pesce molto vorace. Questo che gli serve? Gli serve per attirare dei pesci, i quali, pensando di andare a prendere questa piccola preda, alla fine, quando il pesce si avvicina per prendere questa antenna, la pescatrice apre questa sua enorme bocca, facciamo di vedere, chef. E praticamente, in un niente, si tuffa dentro. E il pesce è bello andato. Non ha bisogno neanche di cucinarlo come facciamo noi. Quindi, direttamente preso e mangiato. Chef, ci fai vedere qualcosetta? Abbiamo qui una delle nostre tre alane pescatrici che è pronta per essere lavorata, quindi per essere parte importante di quello che è uno dei nostri primi piatti. Chef, cominciamo ad operare là. Precedentemente già schiacciata. Non si prende facilmente perché il pesce è infestato, scivola. Una delle forze, come potete vedere, di Caposperone è il fatto di utilizzare del pesce freschissimo, quindi anche l'importanza, oltre alla capacità, quindi all'esperienza degli chef, e naturalmente le attrezzature che noi abbiamo a disposizione, e anche è fondamentalissima la materia prima, quindi avere sicuramente come base di partenza una qualità eccellenza della materia prima, quindi pesce di elevata qualità, perché oltre al fatto di essere del pesce fresco, è anche del pesce nostro, quindi del pesce mediterraneo, che sembra strano, ma anche paragonato ad un altro pesce fresco, ma di importazione, è veramente, ve lo garantisco, molto ma molto diverso. Oggi la rana pescatrice, nella lavorazione che andiamo a fare, quindi come avete potuto vedere, è stata totalmente pulita dell'interiore, è stata tolta la pelle. Poi la caratteristica della pescatrice è che, come potete vedere, pulendola crea proprio dei filetti, quindi ha questa spina centrale, non ha le lische fastidiose del pesce
che normalmente viene utilizzato come pesce da arrosto. Lo chef Luciano adesso la sta praticamente tagliando per ottenere dei piccoli cubettini che andrà ad utilizzare per la creazione quindi del sugo che ci servirà per il condimento della pasta, quindi la realizzazione del nostro primo piatto. Chef, quanta pescatrice mettiamo per l'ottenimento di due porzioni? Va, quindi due porzioni, per una coppia. Diciamo che vanno circa 25 grammi a porzione, 50 grammi per ogni due persone. Quindi 50 grammi. Base alimento. Allora, proseguiamo con uno spicchio d'aglio, una padella, olio d'oliva, sempre olio d'oliva si usa. Pure perché siamo nella base dell'olio d'oliva qua noi. Dopo che abbiamo fatto rosolare quest'aglio praticamente viene messo di lato e viene inserito praticamente la cubettata di rana pescatrice. Pesce che non richiede tantissima cottura perché uno è un pesce fresco, ha una carne molto delicata. Per cui è una semplice rosolatura quella che andiamo a fare, quindi veramente un giro su se stesso, neanche due minuti e il pesce è pronto. Quando comincia veramente questo pesce, come potete vedere alla telecamera, a cambiare di colore, quindi ad acquisire da quel colore rossastro del pesce crudo a quel colore biancastro, il pesce si può dire è cotto. È il momento di mettere in padella i pomodori. Quindi sempre per questa porzione, una volta che abbiamo tagliato 3, massimo 4 pomodori in pachino, tagliati a spicchi, quindi a quarzo classico, è perfetto. A questo ci andiamo ad aggiungere 1/2 mestoli di acqua di cottura, quindi la classica acqua della pasta. Quindi, come stiamo vedendo, sono dei piatti che magari se uno li descrive sembrano molto elaborati, però sono dei piatti nostri, quindi piatti che possiamo anche sviluppare ogni giorno a casa nostra. Naturalmente nel frattempo della cottura lo chef comincia a preparare quelli che possono essere gli aromi, quello che andiamo ad aggiungere nella caratterizzazione del piatto, in questo caso del prezzemolo e una spolveratina di pepe nero. Come possiamo vedere dalla nostra telecamera e dalla manualità del nostro chef Luciano, il piatto comincia veramente a destare interesse, quindi le papille gustative, almeno le mie, cominciano a secerne saliva, per cui anche l'odorino non è niente male. Adesso che siamo praticamente quasi a cottura, abbiamo la nostra pasta che mandiamo in cottura. Non ha bisogno di tanta cottura perché è una pasta fresca, è molto particolare perché la facciamo con una percentuale di semola maggiore. Questo ci permette di avere una pasta molto più callosa e che riesce a legare meglio con il preparato a base pesce. In questo caso oggi sono dei tagliolini, pasta a mio avviso ideale per il connubio dei primi piatti a base di pesce, soprattutto questo pesce che essendo un pesce molto saporito tende a legare molto bene. Infatti adesso, come potete notare dalla telecamera, il sugo andrà ad essere unito alla pasta prima che la pasta completi la sua cottura. Andiamo a completare la fase di cottura all'interno del sugo stesso. Quindi avere una simbiosi tra i due prodotti, quindi tra la pasta e il sugo del pesce, è ancora più importante, ancora più decisa e quindi con dei riscontri gustativi molto molto più elevati. Ora il nostro chef Luciano comincia
come avevamo detto prima, a passare questi tagliolini all'interno del nostro pesce, proprio per completare la loro cottura all'interno della padella. Mi sa che tra qualche minuto lasciamo microfoni e telecamere e ci attrezziamo di forchette, chef. Sì, io ho posto il mio. Lo assaggeremo. Bene. Adesso, come il direttore ben ha detto, si lascia andare perché scarica la pecora della farina che fa pure la legatura. Si amalgama bene con il pesce e il pomodoro. Vedete come si stringe? Comincia a fare legare il sugo con la pasta. Possiamo dire che questo è uno dei piatti che si potrebbe anche aggiungere in dieta mediterranea, perché non c'è niente che olio d'oliva, qui delle nostre zone, pomodorini, prezzemolo, basta, e il pesce alla pescatrice che è stata pescata. Sono prodotti a chilometro zero. Quindi questi qua sono dei piatti che noi possiamo realizzare per due persone, per tre, quattro, dieci, tranquillamente. Sono dei piatti che possono essere mangiati al nostro ristorante giornaliero, perché per chi non lo dovesse sapere, Capo Sperone è anche un ristorante aperto tutti i giorni. Adesso siamo arrivati nella fase conclusiva, quindi nell'impiattamento di quest'opera d'arte. Come possiamo vedere, è un piatto che si è potuto realizzare in pochissimi minuti, quindi è un piatto che tranquillamente può essere fatto a casa. È un piatto che noi col Capo Sperone lo proponiamo normalmente, sia in quella che può essere una cena per due persone, perché come molti sanno Capo Sperone non è solo una struttura che si occupa di ricevimenti, ma è anche un ristorante alla carta aperto tutti i giorni, sia a pranzo che a cena, dove poter gustare le delizie dello chef Luciano. Dopo questa breve dimostrazione, dove appunto vi abbiamo fatto vedere parte delle zone, quindi di quelle che caratterizzano Capo Sperone, quindi una struttura a 360 gradi, perché tutto quello che noi presentiamo nei nostri piatti, nelle nostre sale, sulle nostre terrazze, viene realizzato da noi. Quindi la forza di Capo Sperone è uno dei cavalli di battaglia di Capo Sperone, il fatto di avere 500 metri quadri di cucina al suo interno, quindi ogni cosa esce appunto da questi laboratori, da questi banchi, sia la parte della cucina, la parte della pasticceria, tutta la parte che va a caratterizzare i nostri buffet. Quindi la qualità e la genuinità dei prodotti è una delle nostre forze. Ma non solo questo, perché oltre alla buonissima cucina è anche affiancata uno staff di sala molto importante, quindi con un servizio all'italiana, quindi impiattato e decorato alle cucine. Noi anche per un matrimonio di 400 persone usciamo i piatti così come li vedete, con la sua sistemazione, quindi con la sua delicatezza. A questo naturalmente ci andiamo ad aggiungere i tanti servizi che Capo Sperone offre, da quella che è la macchina per gli sposi, a quello che sarà il primo brindisi a sposati fuori dalla chiesa, a due wedding planner che seguono gli sposi dal giorno della prenotazione al giorno del matrimonio. Quindi passo passo viene creato questo matrimonio proprio su misura degli sposi. Possiamo dire che noi materializziamo i vostri sogni, rendiamo unico il giorno più bello della vostra vita. E cosa dire? Bando alle ciance, eliminiamo le parole che ne abbiamo già dette tante e passiamo ai fatti. Io proverò per voi oggi, mi sacrifico e provo il piatto dello chef Luciano Sorgiovanni e vi invitiamo a venirci a trovare, siamo qua a vostra disposizione per offrirvi il nostro servizio e le nostre professionalità. Grazie a tutti gli amici di Tutto Tanto e alla prossima puntata. Grazie.
chef io. Buon appetito. Come? Gusto. Grandissimo.